Un viaggio nella memoria, un viaggio per passare il testimone del ricordo di una delle pagine più strazianti della storia dell'umanità, lo sterminio degli ebrei, dei deportati militari e politici italiani, omosessuali, rom, nei campi di concentramento nazisti. Il 23 gennaio 500 studenti di 59 istituti superiori toscani partiranno alla volta dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau in Polonia con il treno della memoria, quest'anno dedicato a Primo Levi, viaggio con cui la regione toscana celebra dal 2002 la giornata del ricordo delle vittime dello sterminio nazista, un viaggio che è un vaccino contro ogni estremismo. C'è da tenere presente il fatto che, se, come diceva Primo Levi, è avvenuto, può avvenire ancora, magari in luoghi diversi, in forme diverse. Noi, la regione toscana, fa questa attività, la cerca di fare nel modo più serio possibile, non è una gita fuori porta, è, come voi sapete bene, è un viaggio accompagnato da grande preparazione, prima scientifica e poi emotiva. Dal 2002 ad oggi sul treno hanno viaggiato oltre 7.000 studenti che hanno potuto vedere con i loro occhi l'orrore dei campi di sterminio e conoscere i testimoni di questa straziante verità. Le sorelle Andrea e Tatiana Bucci, la staffetta partigiana Marcello Martini, Vera Michelin Salomon. Partono quegli studenti che sono stati formati durante l'anno e che appunto già hanno acquisito una conoscenza e una consapevolezza della tragedia appunto che ha rappresentato lo sterminio degli ebrei e non solo degli ebrei. Quest'anno partiranno con il treno della memoria 501 studenti delle scuole superiori, 60 universitari dei tre Atenei toscani, 60 insegnanti insieme ai testimoni diretti della Shoah, alle delegazioni in rappresentanza di ebrei, partigiani, politici, rom e omosessuali.